Buongiorno. Bonjour. Quanto sono felice di aver scoperto che qua dentro apre c'è un mini vapor e caghi di fianco al pilota. Sì. Incredibile, stiamo per atterrare. Non ho dovuto usare il bagno. Sì. Siamo atterrati a Ibiza. Ho parlato un po' con il copilota e gli ho chiesto se mai qualcuno ha fatto la cacca di fianco loro. Gli ho detto che se io avessi dovuto fare la cacca mi sarebbe piaciuto che non tirasse la tenda per privacy ma che parlasse insieme a me mentre gli facevo la cacca. Ora che abbiamo saputo queste cose siamo tutti meglio. Se facessi un viaggio vorrei che le persone mi facessero sapere queste cose. Certo, no, infatti. Cosa cazzo stai facendo? Leggiatria. Schiaccia, attenzione! Roger Federer, sto arrivando. Si chiama Roger Federer. Sta per partire la sfida, praticamente. Non c'è il fuoricampo, la puoi mandare contro i muri. E non ho capito. Vabbè, voi seguiteci, amici di Sky Sport. Siamo in viaggio. Tra l'altro sono le 10 di sera, io sono in costume. Mi sono preso l'influenza raffreddora ad agosto. Ferragosto featuring il catarro. Presto il singolo in uscita. Allora, pensavo di aver visto Rovazzi, in realtà era solo un bambino sul passeggino. È arrivata la sobrietà e l'eleganza a Ibiza. Ballano le fighe, incredibile. Ma la roba incredibile è che si è radunato del pubblico per DJ Ceschiello nel momento più bello. Ceschiello non riesce a mettere più la musica. L'unico che ha comprato questo cappello con hashtag pusher al mondo, probabilmente. Vabbè, ragazzi, sta guardando questi pantaloncini. Questi mi stanno da paura. Poi ha chiesto un tè al limone e gliel'ho portato il tè caldo al limone ad agosto. Gli occhi del dramma. Cazzo, non ho preso per la signora in giallo. Volete lo strudel? Sì, ma lo strudel, un po' di strudel. Io comunque volevo un po' di strudel. Strudel. Finalmente. Signori, ce l'abbiamo fatta. È arrivato il momento. Dello strudel! Sono a Castelnuovo. Abbiamo trovato il pesce che si chiama rapper e adesso partiranno delle sfide tra pesci rapper. Lo sai, la vita è strana? Tua mamma è una puttana! Perché tu sei sempre in lotta e tua mamma fa la mignotta! No, la vita è piena di gradini e tua mamma fa i bocchini. Attenzione, al tecniche per fritto c'è anche Gue Pechegno. Oh raga, le tipe che piacciono a Ceschiello. Abbiamo preso il nostro pesciolino che metteremo sotto al letto di Ceschiello. The time for pesce. Abbiamo deciso che metteremo il pesce sotto il letto di Ceschiello. Terremo tutta la vacanza. Ciao Triglia. Ogni giorno documenteremo quanto Franceschiello si lamenterà dell'odore della sua stanza. Sto andando a controllare la camera del Ceschiello. Livello di odore. Non potete capire. Non potete immaginare l'odore che c'è. Ceschiello ha fatto la grigliata e adesso odore di pesce. E si porterà l'odore di branzino. Si porterà l'odore di scepe in camera. L'odore di scepe mica si toglie, cioè. Così complicato? Sì. È paradossale. E col sale grosso sotto i piedi, infatti. Cioè, diventi dopo in piscina. E adesso stiamo andando a sentire l'ultimo, il penultimo concerto di Avicii. A dopo, Francesco Suoni. Scherzo, ragazzi. Amore, vai, andiamo. Ma che c'è?
Erasmo. Siamo tutti svegli e Rovazzi dorme, Tambo. No, non va bene. Non va bene. Dobbiamo svegliare il buon Rovello. Eh sì, direi di sì. Certo. E anche malamente, anche malamente. DJ Ceschiello mette, ma perché c'è un coltello Ceschiello, ma perché? Abbigliamento del Ceschiello per tutti i giorni, Ceschiello casual. Vediamo sfilare con pantaloncino cashmere di tigre, polo dei neanche maglietta, cioè europei. Polo degli europei, che questo è l'abbigliamento casual di Ceschiello. Amici, benvenuti in questa nuova parte di vlog. Care fica, come se non ci fosse un domani. Fede, hai avuto tutte le giornate, adesso devi fare la cacca, adesso che siamo pronti per... Io sono allibito e ti sfuoco. Vuoi un cono arancione, porca te. Ho paura, cazzo. Ecco il sedere sexy di Rovazzi. Sfigolato. Guardate che vista, ragazzi. Sempre bello passare un po' di tempo con gli amici. Amici. Allora, sono le 4 di notte, eravamo a letto e Franceschiello mi sveglia, preso malissimo. Praticamente ha visto due ladri che camminavano vicino alla piscina. La testimonianza di Ceschiello. Spiegaci, spiegaci, eri seduto qua e niente, ho visto i ladri. E io tutto coraggioso salgo le scale per andare sopra e cado dalle scale. Domani le telecamere affermeranno le cose che ha detto Ceschiello. Ma passiamo al prossimo servizio sul caldo. Via con le zoomate in Piazza Napoli. Dove va? Dove va? Il tastino. Gli è partito il tastino. Ultimo giorno che io e Greta ci vedremo. Sei triste di non vedermi mai più? Vero? Prima piangeva. E invece a me non me ne frega un cazzo! Ci sono qua dei giornalisti al tavolo di fianco di Rolling Stones e Rovazzi ordinerà per loro. Allora io direi per loro un bel vaffanculo, ma proprio magnum, no? Non abbiamo idea di dove... Zio, io sto pensando che devo fare la cacca, non ho le foto. Non ci sarà un posto dove cagare qua?